Un mese di sciopero che continua ad oltranza. L'intervento di tutte le istituzioni del territorio, l'interessamento del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi in visita in Abruzzo non hanno fermato le 55 lettere di licenziamento inviate dai vertici dell'Atria di Teramo ai lavoratori ritenuti in esubero. Una vertenza finita malissimo che ha come ultima spiaggia un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 25 ottobre prossimo con il sottosegretario Teresa Bellanova. A stringersi intorno a tutti gli operai dell'Atria che scioperano da oltre 30 giorni non percependo alcuno stipendio e anche la società civile che vuole testimoniare la propria vicinanza. È il caso dell'Arci di Teramo che ha organizzato una festa di autofinanziamento davanti ai cancelli dell'azienda con musica ed artisti locali per sostenere economicamente i lavoratori. Siamo abituati a pensare che tutte quante le vertenze siano singole e individuali. Il fatto di oggi cercare di portare la città qui in una delle fabbriche storiche del polo industriale di Teramo per noi era un messaggio importante da lanciare, anche perché abituati a affrontare ognuno i propri problemi non si capisce invece che si possono pensare di risolvere solo se si va avanti tutti insieme ed uniti, e ci auguriamo che questo contributo possa servire a quello che gli operai già hanno fatto in un mese di sciopero qui all'Atria, e ci auguriamo di nei prossimi giorni ancora di poterli sostenere.